Ciao, eccoci qua a spiegare un caso studio molto importante per me personalmente, perché ritengo che sia il caso studio che entra a tutti gli effetti nella storia. Stiamo parlando del riposizionamento del Grana Padano. Nella fattispecie, questo video è fatto per il restyling, il refresh del logo. Ultimamente abbiamo visto diverse aziende molto importanti, storiche, che hanno fatto il refresh del loro logo. Non solamente aziende, ma mi vengono in mente anche loghi sportivi come la Formula 1, come il logo della Juventus che ha fatto parlare tantissimo, come quello della TIM. Tutti loghi comunque molto molto importanti. In questo caso stiamo parlando di un prodotto che ha oltre 1.000 anni di storia, perché stiamo parlando del formaggio Grana Padano, quindi il formaggio, la forma di grana a grana dura proprio. Infatti il Grana Padano prende nome della tipologia del formaggio, oltre che del luogo di provenienza. Ha, come ho detto, una storicità di oltre 1.000 anni e nel 1954 nasce il progetto di lanciare un consorzio e oggi il Grana Padano è il formaggio DOP più venduto al mondo. Nel 1957 questo progetto si concretizza e voi pensate che è da oltre 65 anni, perché dal 54 al 57 quest'anno fanno il 65esimo anno del consorzio del Grana Padano, non è mai stato rifatto il logo. Quindi quel font, quell'ettare, quella losanga, quella forma che noi tutti conosciamo a livello di rombo, con la scritta in mezzo Grana Padano, con la G e la P sotto che sono iniziali, sono state rivisitate dopo 65 anni da noi, dalla nostra agenzia, della Packaging in Italy. Quindi, come tutti i loghi importanti, credo che anche noi siamo parte della storia dei loghi italiani, quindi dei loghi anche a livello internazionale, perché volente o nolente, il Grana Padano ha una brand awareness enorme, quindi è uno dei loghi più conosciuti a livello nazionale e internazionale. Pensate che solo nel 2020 Grana Padano ha generato un giro d'affari di oltre 1,3 miliardi di euro, quindi primo consorzio sul piedistallo più alto, secondo c'è il Parmigiano-Reggiano e terzo c'è il Prosciutto di Parma. All'interno del consorzio esistono diverse zone geografiche, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, il Piemonte, ed è composto da 129 produttori e da 149 stagionatori. Solamente nel 2019 ha esportato oltre 2 milioni di forme, pari a un 41% di prodotto marchiato. Quindi pensate a quanto è stato visto, quanto è stato generato a livello di valori e anche volumi, no? Di prodotto, questo marchio che c'è sia sulla crosta e sia a livello di disciplinare, è stato un lavoro enorme da parte nostra per il semplice motivo che è un lavoro di circa 3 anni, perché ha dovuto passare al Ministero Roma, è dovuto andare a Bruxelles, all'Unione Europea, cioè è dovuto andare nel disciplinare e come tutte le DOP è una cosa molto lunga a livello burocratico. E questo restyling è veramente un restyling perché abbiamo creato all'interno di questo logo anche un lettering, un font chiamato da noi Padano. Potete pensare allo stesso font che deve poi essere utilizzato a livello di segni, a livello di carattere, a livello proprio di font anche in altre lingue, non solamente quelle latine, quelle anglosassone, ma anche altre lingue dove ci esigono dei simboli completamente diversi da quelli che noi usiamo nel nostro alfabeto delle 21 lettere. Quindi anche qua abbiamo creato sia il corsivo che il maiuscolo ed è stato veramente un lavoro enorme solamente nel restyle del logo. Oggi ho voluto dividere in step quello che è stato l'intervento del riposizionamento del consorzio del Grana Padano, per il semplice motivo che il 2 di ottobre, che tra l'altro è caso strano, è anche il giorno del mio compleanno, Giuseppe Tornatore è stato il regista del nuovo spot del Grana Padano.
e lì è stata la prima volta che si è vista la losanga, il nuovo restyling del nostro logotipo che abbiamo lanciato sul mercato per il consorzio della Grana Padana. Detto questo, nello step successivo vi farò vedere quello che è stato fatto anche a livello di riserva dai 18 ai 24 mesi, e quindi abbiamo rivisitato tutta una serie di logotipi per dividere e dare una connotazione precisa a tutte le stagionature del Grana Padano e anche alla livrea grafica del packaging stesso, che questo è il motivo per cui siamo stati chiamati dal consorzio nel presentare appunto il packaging da parte nostra al consorzio. In quel frangente la vera idea vincente è stata quella di rivisitare un logo di 65 anni fa, quindi non più attuale, solamente per un discorso di leggibilità. Abbiamo proprio tolto quella pattinatura, quella polvere che c'era sopra questo logo per renderlo contemporaneo, attuale e anche vivibile in un mondo digitale come quello di oggi. Io col caso studio di oggi vi saluto e vi ricordo sempre che non esiste un prodotto di qualità senza che il packaging stesso trasmetta la qualità del prodotto.